Conferenza stampa congiunta dei sindaci Costabile Spinelli, Adamo Coppola e Stefano Pisani sulle modalità di fruizione delle spiagge libere. I sindaci dei tre comuni costieri, Castellabate, Agropoli e Pollica, si sono espressi sulla base delle nuove linee guida regionali e a seguito del lavoro di incremento dei posti in spiaggia. L'ipotesi della prenotazione è stata eliminata. Oggi parliamo di spiagge, delle nostre spiagge libere. Sulla base delle direttive, delle nuove linee guida che la Regione ci ha consegnato, ma anche sulla base del lavoro che abbiamo fatto di incremento dei posti disponibili sulle spiagge di Agropoli e ancora sulla possibilità che abbiamo avuto in queste settimane di fare le verifiche sui flussi dei bagnanti di entrata e uscita, abbiamo deciso di cambiare le linee che avevamo dato in via generale in passato. Per il futuro, qual è la prima direttiva? Non sarà più necessario prenotare la spiaggia. Non lo è stato fino ad oggi, non lo sarà per il futuro, grazie proprio a queste novità che abbiamo ricevuto e novità su cui abbiamo, come ho detto, anche lavorato per organizzarci meglio. Quindi la prenotazione non sarà necessaria, ma conserveremo la nostra app che a giorni sarà presentata, con la quale potremo darvi giorno per giorno una serie di informazioni, credo utili per la vivibilità del nostro litorale. Innanzitutto vi diremo area per area, spiaggia per spiaggia, qual è l'affluenza. Quindi vi potrete decidere magari di andare su una spiaggia piuttosto che un'altra sulla base del numero delle persone che sono presenti sulla spiaggia stessa. In tempo reale avete la possibilità di verificare quante persone affollano la spiaggia di Trentove piuttosto che quella del Lungone San Marco, piuttosto che dell'area dell'Ida Azzurro. Quindi potrete scegliere poi dove andare sulla base di questa notizia. Queste altre notizie utili potrete scaricare dall'app che metteremo a vostra disposizione. Ma i controlli comunque continueranno. Li faremo grazie al monitoraggio che abbiamo cominciato, credo sta funzionando bene, il monitoraggio che facciamo con i ragazzi del nostro servizio civile e che stanno dando un risultato importante, perché ci daranno la possibilità di capire ancora di più, ancora meglio i flussi delle persone che frequenteranno le nostre spiagge e quindi ci aiuteranno anche a controllare gli andamenti, le spiagge e cercare di capire se c'è qualche spiaggia che è eccessivamente affollata, dove poi a quel punto bisognerà intervenire. E si interverrà con le nostre associazioni che collaborano con noi, ma in particolare l'intervento sarà lasciato al controllo dei vigili urbani. I vigili urbani quest'anno faranno un servizio dedicato alle spiagge, direttamente frequenteranno le spiagge, una sorta di Baywatch di vigili urbani, che specialmente nei weekend saranno presenti sulle spiagge proprio per controllare e monitorare eventuali assembramenti. In ultimo, ma non assolutamente per ultimo, voglio ricordare i nostri disabili, non ci siamo dimenticati loro. L'anno scorso, così come quest'anno, rinnoviamo il progetto di spiaggia solidale sul Lungomare San Marco in collaborazione con il Lido Raggio Verde. Abbiamo ancora per i disabili una spiaggia a loro disposizione in cui possono accedere gratuitamente, ma quest'anno raddoppiamo questo servizio anche nell'area del bacino del Lido Azzurro. Anche lì abbiamo predisposto una spiaggia dedicata ai disabili dove potranno accedere al loro ombrellone gratis. Questo perché, come giusto e come doveroso, i disabili sono sempre al centro della nostra azione politica. Queste sono novità che volevo immediatamente comunicarvi. Ci aggiorniamo naturalmente per vivere insieme questa estate 2020. Per intanto vi auguro a tutti voi una splendida estate ad Agropoli.